Ciao ragazzi, qui è Marco di Clermont e oggi risolvo degli esercizi che mi ha inviato Gaia, una studentessa di fisica nonché iscritta al mio canale. Io la ringrazio per la fiducia che evidentemente ha in me, visto che mi ha dato degli integrali veramente ma veramente tosti. Perché? Perché dovremmo utilizzare tecniche come la sostituzione, l'integrazione per parti o i fratti semplici anche contemporaneamente. E quindi capite che servono delle basi forti per seguire i ragionamenti che mostrerò in questo video. E se avete bisogno proprio di irrobustire queste basi, vi rimando al corso che trovate in descrizione in questo video. E sempre tramite il coupon secondo appello potrete acquistarlo al 50% di sconto, così il recupero dei vostri esami sarà senz'altro agevolato. Detto questo, passiamo al primo esercizio. Allora, ve lo dico, questo integrale se barate diventa relativamente semplice, se invece giocate pulito, no. In che senso? Beh, noi potremmo utilizzare come al solito l'algoritmo che ci permette di capire subito quale tecnica di integrazione usare e partendo proprio dall'inizio vedremo che non possiamo semplificare perché l'arco tangente non ha particolari proprietà di semplificazione, non possiamo svolgerlo con gli immediati perché questa bestia non ha niente di immediato e potremmo, diciamo, svolgerlo con i generalizzati. Nel senso che potremmo effettivamente controllare qual è la funzione nella parte più complicata, che è un mezzo meno radice di x. E quindi questa è la mia f, calcolare la sua derivata f', che vale meno 1 su 2 radice di x, e notare che effettivamente al numeratore è presente la derivata f', perché 1 su radice di x è una frazione, quindi è ancora al numeratore, se ci ricordiamo di moltiplicare e dividere per meno 2. E in questo modo otterremo un generalizzato del tipo f' per l'arco tangente di f. Il problema è che non esiste un generalizzato del tipo f' per l'arco tangente di f, o almeno non è nell'elenco dei principali generalizzati che viene fornito generalmente in un percorso di analisi. Quindi in caso potreste barare calcolandovi una volta per tutte l'integrale dell'arco tangente di x e vedreste che vale x per l'arco tangente di x meno un mezzo per il logaritmo di 1 più x quadro più c. E estrapolare da lì una formula più generale per questo generalizzato, dicendo che il risultato vale f per l'arco tangente di f meno un mezzo per il logaritmo di 1 più f quadro più c, dove f è la funzione che io ho individuato nel mio generalizzato. Tuttavia, dubito che un professore di analisi sia soddisfatto di una spiegazione del genere e quindi utilizziamo magari altre tecniche che trovate nell'algoritmo, così rendiamo tutto anche un po' più familiare. Quando infatti i generalizzati non ci aiutano, andiamo a vedere una delle prossime tre tecniche. Ma qui con un colpo d'occhio notiamo che la funzione è scritta come una combinazione di funzioni della stessa tipologia, ovvero di funzioni radicali. E quindi utilizziamo la tecnica della sostituzione sostituendo quella funzione radicale con la variabile t. Poniamo quindi per comodità un mezzo meno radice di x uguale a t e di conseguenza avremo x uguale a un mezzo meno t al quadrato e quindi il dx sarà meno due volte per un mezzo meno t in dt. Ora, effettuando questa sostituzione nell'integrale, otteniamo che questo diventa quello dell'arco tangente di t, semplicemente, diviso un mezzo meno t. Possiamo arrivarci sia sostituendo proprio brutalmente x uguale un mezzo meno t alla seconda e vedendo che quadrato e radice si semplificano, oppure ragionando sul fatto che radice di x diventa un mezzo meno t, se semplicemente portiamo un mezzo a destra e moltiplichiamo per meno 1. E tutto per il dx che è diventato meno 2 per un mezzo meno t in dt. E semplificando numeratore e denominatore otteniamo proprio meno 2 per l'arco tangente di t. In dt. Come possiamo risolvere questa integrale? Beh, con un trucco molto simile a quello che abbiamo già utilizzato in un altro video, dove dovevamo integrare l'arcoseno di x, e cioè quello della tecnica per parti. Come facciamo a usare per parti? Qui non abbiamo un prodotto fra due funzioni. Beh, in realtà sì, ce l'abbiamo sempre. Abbiamo infatti la funzione 1, che è un monomio di grado 0, e poi l'arcotangente, che è una funzione trigonometrica. Ed essendo questo tecnicamente un prodotto tra funzioni di tipologie diverse, è concesso utilizzare la formula per parti. Ci creiamo quindi il solito spazio
Per il riquadro, dove inserire tutte le componenti fondamentali della formula, e infatti scegliamo di derivare l'arco tangente di t, non di integrare, perché se potessimo integrarla non sarebbe servito tutto questo discorso della formula per parti, e dicevo quindi la sua derivata diventa 1 diviso 1 più t quadro, e di integrare 1, che è integrato da semplicemente t. E ora con la formula per parti svolgiamo il prodotto f per g meno integrale di f' per g, che mi darà quindi meno 2 volte t per l'arco tangente di t meno l'integrale di t diviso 1 più t quadro. Questo qui è un generalizzato. Se semplicemente ci ricordiamo di moltiplicare e dividere per 2 della forma f' su f, che dà come primitiva il logaritmo di f in valore assoluto. E questo quindi giustifica questo risultato dell'integrale che abbiamo mostrato poco fa, soltanto che al posto della x c'è la t, e quindi ricordandoci di moltiplicare per meno 2 e sostituendo al posto di t la funzione 1 mezzo meno radice di x, ecco che la primitiva di questo esercizio diventa meno 2 per 1 mezzo meno radice di x per l'arco tangente di 1 mezzo meno radice di x più il logaritmo di 1 più 1 mezzo meno radice di x alla seconda più c. Capite quindi che l'esame non potete uscirvene scrivendo che sapete da qualche tabella misteriosa che l'integrale dell'arco tangente è ovviamente, tra virgolette, questa roba. Perché in realtà molto probabilmente questo esercizio è stato dato proprio per utilizzare sia la tecnica della sostituzione, ma anche la tecnica dell'integrazione per parti di tipo particolare, dove ci inventiamo la funzione 1 per appunto avere il prodotto tra f' e g. Gaia, il tuo professore è evidentemente un fetish per l'arco tangente e anche qui infatti ritorna di prepotenza. Tuttavia però possiamo utilizzare ancora una volta la tecnica della sostituzione sostituendo stavolta radice di 1 meno x. E infatti se poniamo questa sottofunzione uguale a t, e io sto saltando appositamente la parte in cui mi metto a controllare tutto l'algoritmo per vedere qual è il metodo di integrazione più congeniale, perché questo esercizio è uguale a quello di prima, quindi per lo stesso motivo dovremmo utilizzare la sostituzione. E quindi dicevo, una volta che abbiamo individuato il pezzo di funzione che dobbiamo sostituire, poniamo x uguale a 1 meno t quadro e quindi il dx uguale a meno 2t. Dt. In questo modo l'integrale diventerà quello dell'arco tangente di t per meno 2t dt. E basta riorganizzarlo un attimino per farlo diventare meno 2 volte l'integrale di t per l'arco tangente di t. E qui purtroppo ancora una volta dovremmo utilizzare la tecnica per parti, ma è ancora più intuitivo capire che bisognava utilizzarla, perché adesso il prodotto fra funzioni di tipologie diverse, monomio e funzione goniometrica, è ancora più palese. Quindi prendiamoci sempre il nostro spazio per il riquadro e prendiamo la nostra funzione arco tangente da derivare, non da integrare, non fate i furbi prendendo la primitiva dell'esercizio precedente, e quindi deriviamo come al solito l'arco tangente facendolo diventare 1 diviso 1 più t quadro e poi t facendolo diventare t quadro mezzi. Questo effettivamente introdurrà una novità rispetto all'esercizio di prima, però una cosa per volta. Svolgo il prodotto, lo faccio diventare f per g meno l'integrale di f' per g, e quindi l'integrale varrà meno 2, come al solito, per t quadro mezzi per l'arco tangente di t, meno un mezzo, che porto fuori, per l'integrale di t quadro diviso t quadro più 1. Con questo secondo integrale non possiamo usare i generalizzati, però vi ho fatto una testa così, video dopo video, su come si risolve questo specifico integrale. Basta aggiungere e sottrarre 1, come suggerisce una delle tre tecniche di semplificazione che ho mostrato nel mio corso. E quindi faremo diventare alla fine questa primitiva come meno t quadro per l'arco tangente di t
meno 2 per meno un mezzo, quindi direttamente più 1, per questo integrale che avrete visto tante volte essere l'integrale di 1, che vale t, meno l'integrale di 1 su t quadro più 1, che è l'arco tangente di t. A riordinare il tutto facendolo diventare t meno t quadro più 1 per l'arco tangente di t. E sostituendo la primitiva definitiva del nostro integrale è radice di 1 meno x più radice di 1 meno x al quadrato, che quindi è 1 meno x, più 1 diventa 2 meno x, per l'arco tangente di radice di 1 meno x più c. Fetish per la tangente conclamato e anche in realtà fetish per la tecnica della sostituzione. Eh sì, perché anche qui, avendo una combinazione di tipologie simili, cioè funzioni goniometriche disposte nei modi più disparati, tra numeratore e denominatore, cerchiamo di sostituire una parte di queste funzioni con la variabile t. E infatti possiamo sostituire radice di 1 più cosine x direttamente con t. Questa sostituzione ci porterà alla formula inversa, cioè a quella che ci dice che x è pari all'arco coseno di t quadro meno 1 e che quindi il dx sarà la derivata dell'arco coseno di t quadro meno 1 e se non vi ricordate la derivata dell'arco coseno di x è meno 1 su radice di 1 meno x quadro e quindi qua avremo meno 1 su radice di 1 meno t quadro meno 1 alla seconda, per però la derivata della funzione interna, che è 2t, e tutto per dt. Marco, ma sei sicuro che la tecnica della sostituzione sia la migliore? Sì, tranquilli, adesso ci arriviamo. Sostituiamo adesso queste relazioni tra la x e la t dentro l'integrale e otteniamo quindi la tangente dell'arco coseno di t quadro meno 1 diviso t meno 2 e tutto per il dx che è diventato quel robone meno 2t diviso la radice di 1 meno t quadro meno 1 al quadrato in dt. Non fatevi spaventare perché possono esserci molto utili determinate relazioni goniometriche e in particolare quelle della tangente dell'arco coseno. Anzi, non serve neanche ricordarle, possiamo utilizzare un po' di logica. La tangente dell'arco coseno di K dovrebbe essere il seno dell'arco coseno di K diviso il coseno dell'arco coseno di K. E mentre ovviamente ciò che c'è al denominatore diventa K, quello al numeratore diventa radice di 1 meno K quadro. Perché lavorando un altro pochino ancora con la sostituzione, possiamo far diventare il seno come la radice di 1 meno cos quadro dell'arco coseno di K. E quindi ancora una volta coseno e arco coseno si semplificano e rimane K alla seconda però. Per cui questa tangente diventerà, seguendo questo ragionamento, radice di 1 meno ciò che c'era dentro l'arco coseno, che era proprio t quadro meno 1, alla seconda diviso k, cioè t quadro meno 1. E meraviglia di tutte le meraviglie, queste radicione cattive si semplificano. Quindi possiamo riscrivere l'integrale in modo molto più estetico come meno 2, ancora una volta meno 2, volte l'integrale di t diviso t meno 2 per anche t quadro meno 1. Questo integrale adesso si risolverà di nuovo per parti? No, ancora peggio, con i fratti semplici, perché adesso è proprio scritta come un rapporto fra due polinomi, uno di primo grado e uno addirittura di terzo grado. E quindi dovremo andare a ripescare le tecniche dei fratti semplici. Come si svolgono gli esercizi
con i fratti semplici, sempre seguendo i classici passaggi mostrati nel corso. Quindi, passo 1, dobbiamo scomporre il denominatore. In parte è già scomposto, però ecco, t-2 per t²-1 diventerà t-2 per t+1 per t-1. Poi, passo 2, dobbiamo scrivere in appunto frazioni semplici la frazione integranda, e quindi t fratto t-2 per t-1 per t+1 diventerà a fratto t-2 più b fratto t-1 più c fratto t+1. Purtroppo non ho modo di spiegarvi perché la semplificazione ci porta a questo, dovreste appunto guardare le lezioni del mio corso oppure dovremmo organizzarci per fare qualche lezione insieme, altrimenti il video viene lungo 6 ore e 40. Poi, passo 3, dobbiamo ricompattare queste tre frazioni semplici usando l'MCM. E quindi qua abbiamo t-2 per t²-1 e al numeratore abbiamo a per t-1 per t+1 più b che moltiplica t-2 per t+1 più c che moltiplica t-2 per t-1. Svolgendo un po' di conti, intanto qua semplifichiamo di nuovo con t²-1, questo lo scriviamo come t²-t-2 e quest'altro come t²-3t più 2. Poi dovremmo moltiplicare per a, b e c, e poi raggruppare i termini che hanno lo stesso grado. E quindi i termini con il t quadro sono a più b più c, i termini con la t e basta sono meno b meno 3c, e i termini noti sono meno a meno 2b più 2c, e tutto diviso l'MCM. E adesso ragazzi, il gioco è praticamente fatto. L'unica cosa che vi separa dalla soluzione completa sono i conti e il tempo che dovrete dedicare a svolgerli, perché adesso dovremo seguire esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto nella tecnica dei fratti semplici, che trovate anche in un video gratuito che è sul mio canale. Infatti ora dovremmo raggruppare tutto in un sistemone che richiami i coefficienti della funzione di partenza. E quindi sappiamo intanto che a più b più c deve fare 0, che meno b meno 3c deve fare 1 e che meno a meno 2b più c deve fare 0. E questo perché, ragazzi, qual è la logica dietro? Beh, la ripetiamo. Il ragionamento dietro i fratti semplici è che stiamo utilizzando l'MCM al contrario, cioè stiamo scomponendo la nostra frazione, dopo un po' di conti, come a fratto t meno 1 più b fratto t+1 più c fratto t-2. E scomporre la frazione in frazioni più semplici mi farà risolvere l'integrale come somma di tre integrali semplici. Ma questi integrali dipendono dai parametri a, b e c, che sono tali da quando io risommo le frazioni ottenendo la frazione di partenza, cioè t diviso t²-1 per t-2, devo riottenere al numeratore proprio quello di partenza. E questo numeratore non ha termini quadratici, ecco perché a più b più c deve fare 0, ha un termine di primo grado con coefficiente 1, ecco perché questo deve fare 1, e non ha termini noti, ecco perché questo deve fare 0. Una volta che avrete trovato le costanti, potete inserirle dentro questi tre integrali e noterete che poi la primitiva sarà a volte logaritmo di modulo di t-1 più b volte per il logaritmo di modulo di t+1 più c volte per il logaritmo di modulo di t-2. Non dovrete far altro quindi che risolvere questo sistema di tre equazioni in tre incognite e inserire i valori numerici qua dentro, per poi sostituire al posto della t la nostra funzione originaria in x, che è radice di 1 più cosine x.
Capite quindi che verrà una funzione molto molto lunga, all'esame è difficile che capiti una funzione così complicata, più che altro per la mole di conti che comporta, però sicuramente possono capitarne di simili, con magari conti che non portino via 10 giorni interi. Infatti è proprio per questo che non completo l'esercizio, perché sono sicuro che arrivati dove siamo arrivati avete capito qual è l'andazzo. E mi importa più questo in realtà, cioè che capiate come si svolga l'esercizio. Passiamo al prossimo. Finalmente un integrale un po' diverso rispetto a quelli di prima, e infatti proprio per questo vale la pena ripercorrere l'algoritmo dall'inizio. Ci domandiamo, possiamo semplificare? Beh, sicuramente sì, tramite le proprietà delle potenze. Potrebbe sembrare una magra consolazione, ma intanto x per radice di x si può riscrivere come x alla 3 mezzi. O, ancora meglio, visto che al denominatore possiamo farlo diventare x alla meno 3 mezzi per il logaritmo. Non possiamo semplificare in altro modo, quindi ci domandiamo, posso usare gli immediati? Assolutamente no. Posso usare i generalizzati? Nemmeno, perché la nostra funzione è la parte più complicata. 1 più x al logaritmo derivata mi darà semplicemente 1, non di certo questo monomio. E quindi vado a vedere quale dei tre metodi io possa utilizzare. Scritta in questo modo è un prodotto di tipologie diverse fra loro, un logaritmo e un monomio. E quindi utilizziamo la formula per parti. Quindi per una volta non cominciamo con la tecnica della sostituzione. Quindi, poiché non ci ricordiamo l'integrale del logaritmo, scegliamo lei come funzione da derivare. E quindi otteniamo 1 diviso 1 più x. Scegliamo di integrare x alla meno 3 mezzi in meno 2 per x alla meno 1 mezzo. E poi, svolgendo i classici prodotti, otteniamo che l'integrale diventerà meno 2 per x alla meno 1 mezzo per il logaritmo di 1 più x, che dovrà essere calcolato tra 0 e infinito. Stavolta c'è un pizzico di integrale improprio che viene aggiunto perché non fa mai male. Meno l'integrale da 0 a infinito di meno 2, che può essere portato fuori, quindi qua abbiamo più 2, x alla meno 1 mezzo diviso 1 più x in dx. Quest'altro integrale come può essere risolto? Beh, anche qua ripercorriamo da capo l'algoritmo e quindi ci domandiamo, posso svolgerlo con gli immediati? No. Posso svolgerlo con i generalizzati? Sì, ma il come lo useremo non vi piacerà. Infatti potremmo considerare questa frazione come 1 più radice di x alla seconda, quindi stiamo volutamente complicando quella semplice x al denominatore. E ora possiamo trattarla come un generalizzato perché prendiamo f come la funzione nella parte più complicata, calcoliamo f' che è meno 1 su 2 radice di x, che è presente al numeratore se semplicemente moltiplichiamo e dividiamo per meno 2. E quindi otteniamo un generalizzato della forma f' diviso 1 più f quadro, che ci dà come primitiva l'arco tangente di f. Non pretendo assolutamente che usiate i generalizzati in questo modo, potete anche svolgere questo integrale con la sostituzione, magari riscrivendolo come l'integrale di 1 su radice di x per 1 più x in dx. E poi porre radice di x uguale a t e vedere cosa viene fuori. Sicuramente otterrete lo stesso risultato, che è appunto meno un mezzo per l'arco tangente di radice di x, che anche lui dovrà essere calcolato fra 0 e infinito. No, scusate, meno 2 in realtà non meno un mezzo, perché stavolta non devo prendere il meno 2, ma devo prendere il meno un mezzo da inserire nell'integrale generalizzato, perché è meno un mezzo x alla meno un mezzo la derivata di x alla un mezzo. Ecco, state attenti perché persino io, insomma, posso sbagliarmi in queste cose, quindi non sottovalutatele. Facendo la sostituzione, ovviamente comparirà comunque questo fattore. Ora che dopo sangue, sudore e lacrime siamo arrivati alla primitiva di questo integrale, come risolviamo l'integrale definito tra 0 e infinito, svolgendo due limiti contemporaneamente, perché svolgere l'integrale fra 0 e infinito vuol dire in realtà svolgere il limite per a che tende a 0 più
del limite per b che tende a infinito di meno 2 logaritmo di 1 più x diviso radice di x, ho esplicitato x alla meno un mezzo, meno 4 volte l'arco tangente di radice di x, calcolato tra a e b. E a rigor di logica questo dovrebbe darci il limite per a che tende a 0 più del limite per b che tende a infinito di f di b meno f di a, quindi di meno 2 volte il logaritmo di 1 più b diviso la radice di b, meno 4 volte l'arco tangente di radice di b, meno f di a, ma meno una funzione fatta solo di meno ci dà direttamente più, quindi fatemi scrivere semplicemente più 2 volte il logaritmo di 1 più a diviso radice di a più 4 volte l'arco tangente di radice di a. Ora, è chiaro che abbiamo un doppio limite che possiamo vedere con le parentesi ancora meglio, ma il primo limite all'infinito va ad intaccare soltanto questa seconda parte e quest'altro sarà il limite in b di una funzione costante in b perché dipende solo da a. E sarà lo stesso principio ma a rovescio per il limite di a. Questa prima parte in b è costante e quest'altra invece dipende da a. Per cui possiamo riarrangiare questo limitone, questo doppio limitone, nella somma di due limiti, uno che viene calcolato in b e uno che viene calcolato in A. Quindi datemi un attimo di tempo che riorganizzo le cose. Eccoci allora, pensiamo a questo primo limite, che in realtà è molto semplice da svolgere. Perché? Perché all'infinito il logaritmo di 1 più b diventa praticamente solo logaritmo di b, che è di un ordine di infinito inferiore rispetto alla radice di b, e quindi questo primo limite fa 0. Qui invece avremo l'arco tangente di radice di infinito, quindi ancora l'arco tangente di infinito, e sappiamo che l'arco tangente ha un asintoto orizzontale all'infinito, cioè tenderà sempre di più a pi greco mezzi. E quindi questo primo limite varrà meno 4 per pi greco mezzi, cioè meno 2 pi greco. Quest'altro limite, quello in A, si risolverà calcolando qui il logaritmo di 1 più a, che però è un limite notevole per a che tende a 0 e si comporta come il monomio a. E questo anche diventerà radice di a. Per cui, dividendo a su radice di a, otteniamo che questa intera funzione si comporta in un intorno di 0 come 2 volte radice di a più 4 volte radice di a, che fa 6 radice di a, ma comunque per a che tende a 0 vale 0. E quindi è l'intero limite in a che si annulla. E quindi dopo ancora più sangue, sudore e lacrime scopriamo che il risultato finale di questo integrale vale meno 2 pi greco, cioè l'unico termine sopravvissuto dal limite in b che tende a infinito. Bene, questi erano gli esercizi richiesti dalla mia iscritta. Sono molto contento che mi stiate aiutando a rendere questo canale YouTube così attivo. E quindi se avete altri esercizi che volete richiedermi, scrivetemi in privato e cercherò di risolverli appena possibile. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, condividilo con i tuoi colleghi e amici per dargli una mano a passare Analisi 2 e perché no, iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti. Ciao, alla prossima!